Secondo voi il servizio web più usato negli ultimi mesi non abbia avuto qualche problema di sicurezza? Ebbene sì, ChatGPT nella giornata di lunedì scorso è stato disattivato, cioè staccato, non funzionava più per nessuno. E tutti erano disperati, c'erano gli studenti che dicevano: come faccio a fare quel compito di sì che devo dare domani mattina? E studiando, per esempio? Si tratta di un attacco hacker? No. I disagi erano all'interno del server e quindi andiamo a vedere cosa è successo. Alcune informazioni degli utenti Plus, tra cui per esempio le ultime quattro cifre della carta di pagamento o i loro dati personali, venivano in maniera accidentale mostrate ad altri utenti. Questo significa che qualora io fossi stato un utente Plus e quel giorno mi fossi loggando all'interno di ChatGPT, magari avrei potuto vedere i dati di qualcun altro. L'azienda dice che il rilascio non autorizzato di questa informazione personale riguarda solamente poco più dell'1% di tutti gli utenti Plus. Lo so che può sembrare una cosa irrisoria, ma comunque stiamo sempre parlando di dati personali. E stiamo parlando di un'azienda che ha investito e che continua a investire nella sicurezza informatica e, a quanto pare, anche loro hanno i loro disagi. Dunque, per capire cosa è successo, c'è da dire che molti dei componenti che compongono ChatGPT sono fatti in Python. E infatti il bug riguardava una delle librerie open source che loro usano, Redis Pi, che è una libreria che permette di collegarsi a Redis, che è un database distribuito non relazionale. E quindi cosa riguardava questo bug? Lo vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di Breaking News. Io sono Valerio Stanco perché se avete visto il mio ultimo video del vlog che è uscito venerdì, sapete che sono andato alla festa di compleanno di Lucilla e sto registrando il giorno dopo questo video e sono devastato. Ma comunque non è importato, sono qua e quindi prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre se volete seguitemi su Instagram e quindi non perdiamoci in chiacchiere anche perché voglio tornarmene a dormire. Andiamo a vedere cosa è successo a ChatGPT. Lo so cosa state pensando, Valerio, ci hai rotto le balle con ChatGPT, ma se fa notizie non ci posso far niente. Quindi, ricapitolando, se eri un utente Plus e andavi a vedere i tuoi dati personali, c'era una probabilità che anziché di vedere i tuoi, vedevi quelli di un altro utente. E quindi, com'è possibile questa cosa? Questo database Redis utilizza un sistema di caching per velocizzare l'operazione ed è una cosa che fanno tutti i server, non solo quelli di database. In determinate circostanze, si verificava che se una richiesta Redis venisse annullata, il risultato di un'altra richiesta Redis, che magari poteva essere fatta da un altro utente, restituisse dei dati corrotti. Lo so che sembra molto contorto, ma immaginate, ci sono due richieste che arrivano quasi in parallelo. Una per qualche motivo viene annullata, l'altra, che non viene annullata, riceve effettivamente dei dati, ma dati sbagliati. Ora, se io sono l'applicazione e chiedo i dati per l'utente Pippo e ricevo i dati dell'utente Paverino, posso semplicemente fare un controllo e dire: no, guarda, questi sono i dati sbagliati, non è quello che ti ho chiesto, quindi rifai la richiesta. No, OpenAI non faceva questo controllo, quindi riceveva dei dati, boom, e li mostrava senza ricontrollarli. Ma il problema non riguardava solamente i dati personali, ma anche le chat, cioè tu ti loggavi e magari andavi a vedere le chat di qualcun altro, quindi era il disagio, un po' come io in questo momento. Tra l'altro, il problema di sicurezza è diventato peggiore dal momento in cui, nella giornata di lunedì scorso, OpenAI ha fatto dei cambiamenti al server che per qualche motivo aumentava il numero di richieste cancellate al database di Redis. Quindi questo causava un aumento della probabilità di questo bug di verificarsi. E quindi cosa hanno fatto? Hanno staccato ChatGPT. Questo bug si verificava dal momento in cui il server in cui c'è ChatGPT utilizzava una versione specifica di questo Redis, proprio una versione specifica. E quindi loro cosa hanno fatto? Con l'aiuto degli sviluppatori di Redis, che sono stati definiti degli collaboratori fantastici dall'azienda, sono riusciti a risolvere il bug. Inoltre, OpenAI dice che metterà dei controlli ridondanti, che è una cosa che dobbiamo fare tutti, affinché che questo genere di problemi non si verifichi in futuro. Benissimo, pinguini, io vi ho raccontato dei disagi di ChatGPT. E se volete sapere perché sono in questo stato, andatevi a recuperare il mio ultimo vlog in cui faccio vedere cosa ricordo a Lucilla. E quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione.
ci vediamo alla prossima. Ciao Kino.